Settimana 4. Il tuo io non è il tuo corpo, che è soltanto uno strumento. L'io non è nemmeno la tua mente, perché anche quella è uno strumento dell'io. La mente serve per pensare, ragionare e progettare. Il corpo per scopi meramente fisici. Piuttosto l'io controlla e indirizza sia il corpo che la mente. Decide cosa dovranno fare e in che maniera agire. Quando comprenderai la vera natura di questo io, ti sentirai padrone di un potere mai conosciuto prima. Le svariate sfumature caratteriali e le abitudini che influenzano il tuo modo di pensare non hanno niente a che vedere con il tuo vero io. Quando dici «io penso», è l'io che dice alla mente cosa pensare. Quando dici «io vado», è sempre l'io che dice al corpo fisico dove andare. Questo io ha una sola vera natura, spirituale. È la fonte del vero potere che raggiunge uomini e donne quando scoprono la loro vera essenza. Il suo più grande potere è pensare. Eppure solo pochi ci riescono in maniera costruttiva. I risultati di tutti gli altri sono sempre trascurabili, perché la maggior parte della gente si perde dietro desideri egoistici, un'attività molto infantile. L'istante in cui una mente diventa adulta è quando capisce che ogni pensiero egoistico è una sconfitta. Una mente allenata sa che il cambiamento è sano quando fa bene a tutti e non al singolo, all'egoista. Ogni tentativo di approfittarsi della debolezza, dell'ignoranza o dello stato di bisogno del prossimo gli si ritorcerà contro. Ciò avviene perché l'individuo è una parte dell'universale. E una parte non può andare contro tutte le altre. Al contrario, il benessere di ognuna dimostra il rispetto verso il tutto. Chi capisce questo concetto riceve degli autentici vantaggi nella vita. Non soffre, sa scacciare l'ozio, ottiene in fretta una grande concentrazione su qualunque argomento. Non butta tempo e denaro dietro sogni che non portano niente di concreto. Se continui a fallire, è perché non ti sei sforzato abbastanza. Ma è arrivato il momento di farcela. Il successo sarà direttamente proporzionale all'energia impiegata. Uno dei metodi più efficaci per aumentare la propria volontà è dire «Io posso essere ciò che voglio». Ogni volta che lo ripeti, pensa a chi e cosa rappresenta questo «io». Cerca di raggiungere la totale comprensione della vera natura dell'io. Una volta afferrata sarai invincibile, sempre che i tuoi obiettivi siano in armonia con il principio dell'universo. Ripeti la frase «Io posso essere ciò che voglio», giorno e notte, tutte le volte che te ne ricordi, e fallo finché essa non diventerà parte di te. Deve diventare un'abitudine. Se non hai davvero intenzione di farlo seriamente e fino in fondo, non cominciare nemmeno. La psicologia moderna ci insegna che quando iniziamo qualcosa e non la completiamo, formiamo l'abitudine all'insuccesso, un assoluto, vergognoso insuccesso. Se tentenni, non fare niente. Ma se cominci, allora devi andare fino alla fine. Fallo. Non permettere a niente e a nessuno di interferire nei tuoi propositi. Quando l'io che è in te ha già deciso, la cosa è già definita. E ogni dubbio scompare. Se porti a compimento questa sana idea, cominciando con le cose più piccole facilmente gestibili e aumentando progressivamente gli sforzi, scoprirai di poter assumere il controllo di te stesso, senza per questo cancellare il tuo io. Con grande amarezza molti uomini e donne hanno scoperto che è più facile comandare un regno che governare se stessi. Ma una volta ottenuto l'autocontrollo, stringerai fra le mani il mondo interiore che domina il mondo esteriore. Sarai irresistibile e gli altri risponderanno a ogni tuo desiderio, senza che tu debba sforzarti. Sembra impossibile, eppure non dimenticare che il mondo interiore è controllato dall'io e che questo io rappresenta una parte dell'io infinito, cioè l'energia universale o spirito, che i credenti chiamano Dio. Non stiamo formulando ipotesi o discutendo di teorie.
siamo di fronte a un fatto accettato ai più alti livelli del pensiero religioso e scientifico. Il filosofo Herbert Spencer ha detto: «Tra tutti i misteri, nulla è più oscuro del fatto che siamo in presenza di un'energia infinita ed eterna, da cui provengono tutte le cose». Il teologo Lyman Abbott ha detto: «Iniziamo a concepire un Dio che dimora all'interno degli esseri umani, piuttosto che all'esterno». Come appena visto, la filosofia fa dei passi ma poi si ferma. Considera l'energia eterna sempre presente, mentre la religione scopre anche che il potere di questa energia vive dentro l'essere umano. Non che questa scoperta sia nuova. La Bibbia lo ha detto con parole altrettanto semplici e convincenti. Non sai che sei il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in te? Il segreto del meraviglioso potere creativo del mondo interiore risiede proprio qui. Ecco il segreto del potere. Vincere non vuol dire privarsi delle cose. Non si ottiene il successo con la rinuncia. Se non si riceve, non si può dare. Se non si è forti, come si può aiutare gli altri? L'infinito è forza e potenza. Noi che rappresentiamo il potere infinito, dobbiamo essere altrettanto forti, così da renderci utili al prossimo. È importante metterci al servizio degli altri. Più diamo, più riceviamo. L'universale è alla costante ricerca di forme di espressione utili per mettersi al servizio degli altri, di un canale in cui poter convogliare la maggiore attività possibile, grazie al quale fare più bene possibile ed essere maggiormente utile all'umanità. Noi siamo quel canale. Ma finché sei assorbito nei progetti personali, l'universale non può esprimersi attraverso di te. Calma i sensi, cerca l'ispirazione, porta la tua attività mentale nella forza interiore. Non dimenticare la tua unità con l'onnipotenza. Le acque chete rompono i ponti. Ammira le vaste opportunità alle quali il tuo spirito ha accesso, grazie all'onnipresenza del potere. Studia gli eventi e le condizioni che queste connessioni spirituali possono aiutarti a manifestare. Ricorda che l'essenza di tutte le cose è spirituale e che la dimensione spirituale è quella reale, perché è la vita di tutto ciò che esiste. Quando lo spirito se ne va, anche la vita se ne va. Muore, cessa di esistere. Queste attività mentali sono le cause. Le circostanze che ne derivano sono gli effetti. In questo modo si diventa creatori. Non è un lavoro da poco. Più nobili saranno gli ideali che riesci a concepire, più importante diverrà la tua opera. Veniamo al silenzio. Esagerare con il lavoro, il divertimento o l'attività fisica produce condizioni di apatia mentale che rendono impossibile svolgere il lavoro più importante, la realizzazione del potere cosciente. È importante allora cercare il silenzio. Il potere si ottiene con il riposo. È nel silenzio che possiamo restare immobili, così da pensare soltanto. E il pensiero è il segreto di ogni buona riuscita. Il pensiero, come la luce e l'elettricità, è una modalità di movimento che si trasmette per mezzo della legge della vibrazione. È fortificato dalle emozioni tramite la legge dell'amore e grazie alla legge della crescita acquista forma ed espressione. Il pensiero è un prodotto dell'io spirituale e ha natura divina, spirituale e creativa. Per poter esprimere abbondanza, potere o qualunque altra intenzione costruttiva, si deve ricorrere alle emozioni. Queste infondono il sentimento a un pensiero perché prenda forma. Come si raggiunge tale intenzione? Fai attenzione a questo punto cruciale. Come possiamo sviluppare la fede, il sentimento e il coraggio che conducono al successo? Con la pratica. Il segreto sta nell'esercizio. La forza mentale si conquista esattamente allo stesso modo di quella fisica. Pensiamo a qualcosa per la prima volta. Può sembrare un po' difficile. Ci pensiamo un'altra volta e un'altra volta ancora. Persistendo, diventa un'abitudine mentale. Quando poi continuiamo senza sosta,
costantemente, quel pensiero diventa un vero automatismo. Non possiamo fare a meno di pensarci. Siamo certi di quella cosa. Non nutriamo più alcun dubbio al riguardo. Ne siamo sicuri, lo sappiamo. La settimana scorsa ti ho chiesto di rilassarti, di lasciarti andare a livello fisico. Oggi ti chiederò di lasciarti andare a livello mentale. Se come ti avevo indicato hai fatto la giusta pratica, ora sei sicuramente padrone del rilassamento fisico. Chi non sia in grado di farlo consciamente in modo veloce e completo non può dirsi padrone di sé. Comunque io darò per scontato che tu abbia eseguito l'esercizio precedente e che sia pronto per il passo successivo, la libertà mentale. Dopo aver assunto la tua posizione abituale, rilascia ogni tensione, rilassandoti completamente. Poi lascia andare mentalmente tutte le emozioni negative: odio, gelosia, invidia, rabbia, preoccupazione, tristezza, dolori o dispiaceri di ogni tipo. Ti sembrerà impossibile, ma puoi farlo. Se ti imponi mentalmente, sei in grado di farlo, grazie all'intenzione volontaria e alla perseveranza. Alcuni non ci riescono. Il motivo è che permettono a se stessi di vivere secondo il controllo delle emozioni, invece che dell'intelletto. Ma solo chi è guidato dalla ragione arriva al traguardo. Se al primo colpo fallirai, non importa. La pratica fa miracoli in questo campo come in qualunque altro. Devi insistere, devi riuscire ad allontanare, eliminare e distruggere completamente quei pensieri negativi. Sono un seme che germina di continuo, producendo ogni tipo di condizione sabotante.